Ho iniziato da piccolino, 12-13 anni, ovviamente la pizza era diversa, parlavamo di una pizza napoletana molto classica. Andando avanti col tempo io ho sperimentato vari impasti, ho avuto il forte interessamento di conoscere bene le farine, di iniziare a lavorare le farine per tutti i processi della panificazione, non solo della pizzeria, e questo è quello che più mi attirava. Hi all, I am Alessandro Capozzi, I am the executive pizza chef of PressUp Group. Today we are here in Dublin, we are in McKenzie Restaurant in Grand Canal Dock. In Irlanda è molto amato il pomodoro, praticamente quasi tutte le pizze le dobbiamo fare col pomodoro. Magari ti trovi a fare qualche pizza special bianca e viene richiesta con aggiunta di pomodoro. Sì, c'è un grosso consumo di pomodoro San Marzano, c'è un grosso consumo di pomodoro pelato, come giusto che sia. Sicuramente i pelati, a differenza dei sughi già pronti che magari sono molto comuni in Irlanda, a noi dà stabilità, dà colore, dà sapore alla pizza, da cornice, perché alla fine il pomodoro è l'ingrediente principale della pizza, e quindi se iniziamo già a peccare col pomodoro abbiamo una percentuale più bassa che quella pizza ci esce effettivamente buona. I miei consigli a chi vuol fare questo lavoro sicuramente sono essere determinato, amare questo lavoro e farlo con passione, iniziare e studiare tutto quello che ci possa essere, non fermarsi solo alla pizza, perché quello che mi ha aiutato a me è stato il percorso che ho fatto nelle cucine. Oggi la figura del pizzaiolo non è solo pizzaiolo, ma il pizzaiolo è anche uno chef, perché se parliamo di una formazione di menù come faccio io in questa azienda, devi avere anche le basi, se non qualcosa in più, della cucina. Amo molto mettermi in gioco, mettermi in competizione. 3 anni fa ho partecipato al campionato nazionale Pizza Doc. Sono arrivato secondo, l'anno dopo ho detto no, è sicuramente stato un bel premio, però ho detto voglio qualcosa di più, proprio il mio modo di non fermarmi mai, e dopo un anno ho vinto il campionato con oltre circa 700-800, non ricordo bene, pizzaioli provenienti da tutte le parti del mondo. La pizza anche qui viene vista come alimento sano perché parliamo di una margherita che ha un pomodoro, che è ricco di vitamine, di un fior di latte che comunque ha proteine all'interno dovute alla caseina, dell'olio messo a crudo, del basilico, quindi parliamo di un alimento sano rispetto magari a un hamburger che viene consumato con patatine fritte. Sicuramente è un alimento più sano e per questo la pizza è anche più buona. Il mio progetto, restando in Irlanda, sarà quello di far conoscere le tante altre tipologie di pomodori che abbiamo noi in Italia, in Campania soprattutto, come il piennolo, il pomodoro giallo, il corbarino e tanti altri pomodori nostri campani. Sicuramente il futuro della pizza lo vedo roseo, perché stiamo parlando di un prodotto, il prodotto più amato al mondo dai consumatori. E la pizza è stata, è e sarà il prodotto più mangiato al mondo, il prodotto più amato al mondo da tutti. E ogni posto nel mondo ha bisogno di pizza, quindi il futuro è dalla parte sua. E grazie anche al nostro lavoro che stiamo facendo gli ultimi 10-20 anni per alzare l'asticella, alzare la qualità, alzare tutto lo standard del prodotto della pizza, sicuramente la pizza continuerà a avere successo, continuerà a avere fama in tutto il mondo.